Questo è l'inizio di una nuova battaglia che il cittadino contrariato condurrà contro tutte quelle forze ambientaliste e politiche che sono contrarie alle discariche d'amianto a parole e nei fatti non vogliono promuovere seriamente un piano di smaltimento per eliminare definitivamente l'amianto dall'ambiente. E invece cosa sostiene? Partiti anche dal centro-sinistra. Fare discariche provvisorie di piccole dimensioni, sicure e controllate, per poi in futuro vedere qual è il sistema migliore per riciclare l'amianto. Io rifiuto amianto, indipendentemente dalla quantità di amianto contenuto nello stesso, deve essere considerato un rifiuto pericoloso. La normativa nazionale attuale italiana prevede ancora la distinzione tra rifiuto d'amianto pericoloso e rifiuto d'amianto non pericoloso. Ora, le autorizzazioni in corso in Regione Lombardia a Treviglio, per le discariche d'amianto a Treviglio, a Tergate, a Sedrina, riguardano il rifiuto d'amianto considerato non pericoloso. Quindi c'è tutta una serie di prescrizioni che cozzano contro invece la normativa europea e di fatto devono decadere perché sono contrarie alla normativa europea. È una cosa che si potrebbe fare d'ufficio nel giro di un giorno. Allora, tecnici dell'ARPA sono pochissimi sul territorio. In Lombardia hanno smantellato i laboratori sul territorio e ne sono rimasti invece che 11, adesso attualmente solo 2 a Milano e Brescia. E come poi verrebbero effettuati i controlli? I protocolli attualmente in vigore in Lombardia non prevedono il monitoraggio delle fibre d'amianto nel terreno, ma solo Noi vogliamo attirare l'attenzione sul fatto che già il Ministero della Salute nel 1994 aveva commissionato al CNR uno studio specifico pagato dal Ministero, quindi pagato con i soldi dei cittadini, per stabilire già come era possibile smaltire l'amianto. E già nel 1994 il CNR aveva detto che era possibile riciclare l'amianto tramite sistemi termici, chimici o meccanochimici. Ora, chi sostiene che in futuro si dovrà discutere di questo dice una cosa riduttiva e nociva, perché invece di come trattare l'amianto bisogna discuterne qui, subito e ora. Altra cosa dicono: ah vabbè, ma gli impianti sono costosi e sono lunghi da costruire. Allora, sull'analisi dei costi, noi sosteniamo da sempre che la salute non ha prezzo e quindi, voglio dire, i costi sono quelli conformi alla tutela della salute e del territorio, quelli che siano, devono essere. Per quanto riguarda invece i tempi lunghi, facciamo un'analisi per esempio della situazione dello smaltimento in Lombardia. Non c'è nessun impianto funzionante di discarica in questo momento e sono progetti che durano da oltre 6 anni. E non sono stati ancora realizzati. Un impianto mediamente per essere realizzato e andare in funzione di inertizzazione dura 2 anni e poi è in funzione. Quindi allora, di che cosa stiamo parlando? Bisogna porre dati seri, analizzare in maniera seria con dati reali, scientifici, tecnici e fare parlare solo i tecnici e i ricercatori e non le persone che di questa materia non ne sanno niente e cercare di fare di condurre anche attraverso i mezzi di informazione una campagna di informazione.